Bentrovati con lo spazio informativo del pomeriggio. È una memoria di oggi a vincere il premio Saverio Tutino per la Fondazione. È anche il momento di comunicare il lavoro per una nuova sede che possa raccogliere i tanti diari che ogni anno giungono a Pieve Santo Stefano. Tanto successo di pubblico e di interesse per il 39esimo premio Pieve Saverio Tutino, vinto da Paola Tellaroli con tutta la polvere del mondo in faccia. Una memoria che copre gli anni dal 2017 al 2022, che appunta la sua storia, che l'ha vista vittima di un ictus ischemico cerebrale. Paola consegna un diario del presente pieno di ironia, di capacità, di autoanalisi, oltre che una lucida critica verso la burocrazia del sistema sanitario. Mandare questo diario al premio perché perché sia d'esempio per le persone che prima o poi ci purtroppo attraversano questa malattia, che è una delle cause principali di morte al mondo oggi, e anche per le persone che dovranno avere a che fare con queste persone, perché io dico sempre ero intrattabile in quei periodi veramente bui dove qualsiasi cosa mi si dicesse io mordevo. Il premio è orgoglio di questo territorio, con una fondazione che guarda al futuro con una nuova sede. Speriamo di realizzare questa nuova sede che ci serve anche anche come magazzino, come conservazione di tutti i diari, visto che il ministro Franceschini ci ha dato il finanziamento, l'attuale ministro ci ha dato una via breve, per cui speriamo di realizzarlo prima possibile. Ecco. Sindaco, se doveste rispondere alla domanda, se Saverio fosse oggi. Ah, credo che sarebbe un entusiasta di quello che è riuscito a creare e credo che se lui fosse qui ci guarderebbe negli occhi col suo sguardo particolare che aveva e ci direbbe: bravi ragazzi, avete fatto e avete portato avanti quel mio progetto alla grande, ma non io, tutti i volontari dell'archivio diaristico. Passiamo alla cronaca, forte scossa di terremoto questa mattina di magnitudo 4.8 al confine fra la Toscana e la Romagna, epicentro Marradi. Una forte scossa di magnitudo 4.8 ha svegliato il Mugello alle 5.10. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente a Firenze, ma anche in molte aree confinanti dell'Emilia-Romagna. Al momento non si registrano danni a cose o persone sul versante toscano a Marradi e nel Fiorentino, ma centinaia di cittadini per paura si sono riversati in strada dopo il sisma e sono in corso le verifiche della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. In via precauzionale, oggi resteranno chiuse le scuole in molti comuni dell'area del terremoto, tra cui Marradi e Borgo San Lorenzo. Al momento, ha affermato il presidente della regione Eugenio Gianni, non risultano situazioni di particolare criticità. Abbiamo sentito il sindaco di Marradi, Triberti. Grande preoccupazione, i cittadini sono usciti tutti per strada, però non ci sono al momento particolari segnalazioni, comunque si stanno facendo le verifiche del caso e cercheremo di capire meglio. L'allarme arriva invece da Tredozio, in provincia di Forlì Cesena. Abbiamo molte strutture danneggiate, anche il palazzo comunale. Stiamo evacuando una porzione di una casa di riposo, 10 persone. Siamo tutti fuori casa, ha spiegato la sindaca di Tredozio, Simona Vietina. Il paese già colpito dall'alluvione di maggio non è lontano in linea d'aria da Marradi, in Toscana, dove c'è stata la scossa principale, ma è stato a sua volta epicentro di alcune scosse di assestamento. Scontro tra due auto questa notte poco dopo la mezzanotte lungo la via Cassia Cesa nel comune di Marciano della Chiana. Sul posto sono intervenute le ambulanze della pubblica assistenza di Foiano, della Croce Bianca di Tegoleto e della Misericordia di Arezzo con l'automedica della Val di Chiana che hanno preso in carico i feriti. I sanitari hanno soccorso una 47enne ed un minore che sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo e una seconda donna di 72 anni trasferita in codice rosso all'ospedale delle Scotte di Siena. Grande evento culturale in questo weekend a Sansepolcro con l'esposizione del restauro di un'opera di Raffaellino del Colle. Museo civico di Sansepolcro nella sala Raffaellino del Colle al cospetto dell'opera che per la prima volta possiamo ammirare restaurata. L'assessore Francesca Mercati praticamente è assolutamente la prima del suo genere. Con questa mostra, insomma, saldiamo un debito morale che abbiamo nei confronti di questo nostro illustre concittadino, al quale quantomeno in epoca moderna non era mai stata dedicata dalla sua città natale, una mostra. Quindi questo è un vero e proprio tributo. Ma la gioia è data anche dal fatto che presentiamo oggi in questa stessa giornata un'opera che torna a Sansepolcro dopo una lunga assenza e dopo un'assenza ancora più lunga dalla fruizione pubblica, che è l'assunzione di incoronazione della
Vergine. L'opera che vedete alle mie spalle è stata protagonista di un restauro lungo, per molti versi nella sua parte iniziale anche molto molto sfortunato. Abbiamo potuto recuperare in tutta la sua bellezza e sarà visibile qui per sempre al Civico, perché è un'opera che appartiene alla città e che quindi sta stabilmente al Civico. Maria Cristina Giambagli, direttrice del Museo Civico, abbiamo sentito il suo entusiasmo. Perché? Sì, assolutamente, che ha preso tutto il gruppo di lavoro. È stato un intervento molto complesso, ma forte, delle tante approfondite indagini che sono state fatte dall'ex soprintendente, che è curatore della mostra, Andrea Muzzi, allo storico dell'arte Marco Droghini. Abbiamo una grande documentazione, non l'abbiamo assolutamente voluta inserire nel catalogo, e che invece uscirà come volume sostenuto dal Comune di San Sepolcro nel 2024. Aperto al pubblico la Tunnel Farm, siamo a Torrita di Siena, dove la galleria sotterranea Rifugio in Guerra conduce alla Vertical Farm, ovvero il primo orto verticale italiano. Passato e futuro si fondono nel presente a Torrita di Siena, dove un giovane ingegnere ha progettato e realizzato la prima vertical farm sotterranea della penisola. In base ai principi della coltivazione fuori suolo e quindi dell'idroponica, perché si coltivano le piante senza l'utilizzo di suolo, attraverso la creazione di una soluzione nutritiva che viene irrorata sulle radici delle piante, e loro crescono anche grazie poi alle luci e all'ambiente che abbiamo creato per farli crescere ad avere sempre il perfetto giorno d'estate. Ecco, si sfrutta l'altezza. Si sfrutta l'altezza perché così possiamo mettere in verticale più piante e quindi ridurre lo spazio necessario per la coltivazione delle piante e quindi avere più prodotti in meno spazio e sostenibilità, no? Per raggiungere l'orto verticale, un tunnel sotterraneo di 186 metri usato per rifugiarsi dai bombardamenti aerei durante la guerra. Ecco una funzione da economia circolare sostenibile, perché le piante e conseguentemente gli ortaggi consentono di avere prodotti della terra unici 12 mesi su 12 e addirittura arricchiscono la mensa della scuola. Sono viste delle visite scolastiche per far capire che si può fare orto anche in assenza di terreno, magari qualche bambino che ha qualche parente in zone più, diciamo, disagiate come le nostre. Noi abbiamo spesso un appezzamento di terra dietro casa, mentre molti bambini vengono anche da posti, da città più grandi, e il Covid ci ha dimostrato che possiamo anche utilizzare questo tipo di strutture per fare vegetazione. Successo per Marcenando, che aggiunge una nuova scultura alla sua grande collezione. Marcena, quest'anno a Marcenando si è aggiunta un'altra opera alle oltre 100 che ci sono, è quella alle nostre spalle, un bersagliere della guerra del 15-18 realizzato da Alessandro Marrone, quindi Marcenando continua a crescere. Sì, siamo già alla terza edizione, abbiamo disseminato le nostre opere, installato sia nel paesino che poi nelle campagne limitrofe, e sono stati coinvolti un sacco di artisti che continuano a chiederci di poter partecipare alle successive edizioni, che si spera saranno tante. Oltretutto questo campo della memoria, Memento, è proprio una sua creatura, Barbara. Eh sì, io con il mio babbo appunto abbiamo deciso di ricordare i caduti di tutte le guerre e rendere omaggio a chi ha potuto permettere che potessimo vivere nella civiltà dove viviamo oggi, e quindi abbiamo deciso ogni anno di arricchire questo campo con delle opere che possano essere, diciamo, a memoria di questo. E il nostro bersagliere è stato ieri inaugurato dall'associazione regionale e provinciale appunto dei bersaglieri, che sono venuti di tutto punto con i loro stendardi, ci hanno fatto veramente molto piacere. Quindi una bella giornata che poi si è conclusa con questa inaugurazione e tante altre iniziative che ripeterete, ormai Marcenando va avanti. Assolutamente, anche perché ieri, oltre al bersagliere, si è aggiunta una mostra permanente, perché è stata inaugurata la Casa Museo di Gian Lorenzo Palazzi. Quando cane e padrone diventano un unicum, è la disciplina del Rally Obedience.
Il campo di Viarno ha ospitato una competizione dedicata agli amici a quattro zampe. La Rally Obedience è una disciplina che viene fatta con il conduttore e il proprio cane, che prevede un percorso formato da delle stazioni. Ci sono diversi gradi, quindi con gradi di difficoltà crescendo. È una disciplina a livello nazionale, quindi viene fatta sul circuito nazionale, significa che c'è le gare in tutta Italia. Si svolge quindi su un campionato con una finale nazionale. Qual è l'abilità che deve avere il conduttore e il cane? Condividere la voglia di lavorare insieme innanzitutto, e poi sono abilità in costruzione, quindi si può insegnare qualsiasi abilità che prevede il percorso, si può insegnare tranquillamente sia al conduttore che al cane, quindi è una disciplina ad ampio spettro, nel senso che c'è la possibilità veramente di inserire e dare la possibilità di partecipare a tutti. Ad organizzare la competizione, la sezione aretina del Centro Sportivo Educativo Nazionale, le impronte, Service Dog e il binomio, che hanno deciso di contribuire all'attività dell'AIL di Arezzo, intitolata Federico Luzzi. Tutto il ricavato verrà devoluto all'ospedale San Donato all'ematologia, dove stiamo appunto rifacendo tutto il day hospital, lo rinnoviamo di sana pianta per dare ai malati un posto dove poter fare le cure con un po' di dignità. Parliamo di calcio, domani nuovo turno infrasettimanale di campionato per quanto riguarda la Serie C, con l'Arezzo che deve cancellare la sconfitta di Pescara, ospita l'Olbia, reduce dalla sconfitta nel derby con la Torres. Parola d'ordine, dimenticare subito Pescara, si torna in campo domani sera alle 18.30 quando l'Arezzo riceverà la visita dell'Olbia al Comunale. In casa Maranto non sono escluse delle rotazioni visto che sabato prossimo è in programma un altro test e Indiani ha bisogno più che mai di gente fresca che possa sopportare gli impegni ravvicinati. È cambiata la dimensione anche sotto questo aspetto e utilizzare i giocatori più freschi diventa una prerogativa soprattutto in un momento dove hai poco tempo per allenarti. In casa Arezzo la fase difensiva deve essere rivista perché sono troppi gol subiti finora, tutti in maniera tra l'altro molto banale ed evitabile. Premesso che si attacca e si difende in 11, è proprio l'impostazione di base che evidenzia dei problemi che vanno affrontati e possibilmente risolti. Non è un delitto cambiare assetto ad un certo punto della partita, visto che anche il 4-3-3 iniziale si è trasformato in un 4-2-3-1 con la posizione ibrida di Settembrini in mezzo alle linee. L'Olbia si presenta con una ferita aperta perché la sconfitta nel derby con la Torres ha lasciato il segno. La squadra di Greco è stata battuta nettamente dai cugini che hanno palesato una netta superiorità in tutti i settori del campo e pensare che mentalmente l'Olbia c'era arrivata nella condizione migliore. Tatticamente si schiera con un classico 4-3-3. Sono i due i dubbi di Greco che deve risolvere entro domani. Prevedibile una partita scorbutica. In casa Arezzo scalpita Patterello, nel bene e nel male è sempre un giocatore che lascia il segno. E prima dei saluti ricordiamo gli appuntamenti di questa sera dopo il TG Newsline, dentro le notizie 9:10, e poi parleremo in questo numero dei lavori fatti dal consorzio di bonifica in Val di Chiana. La serata proseguirà con il film drammatico La Terra Buona del regista Emanuele Caruso, nel cast Lorenzo Pedrotti, Viola Sartoretto e Fabrizio Ferracane. È tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 20:30.